ragazzi! Eccoci di nuovo con... Finalmente abbiamo capito come funziona con Assassin's Creed Odyssey e oggi riprenderemo la missione principale che si chiama Occhio per Occhio. Siamo sul canale di Shemus, parliamo. E ora parliamo con Marco. Ah, eccoti! Proprio al momento giusto! Mi sono occupata dei banditi e ho recuperato il legname. Confidavo davvero in te, amica mia! Beh, il tuo piano? Allora, io e il Ciclope abbiamo un problema di dracme da risolvere. Lo stesso problema che hai tu, mia rude amica. Non avrei alcun problema se non fosse per te, amico mio. già. Ma giuro che metteremo fine a questa faccenda. Se insiste a mandarci i suoi sgherri, faremo in modo che se ne penta amaramente. Continua. Sentiamo. Cosa dovrei fare? Cosa dovremmo fare, vuoi dire? Tu sei il braccio e io la mente. È un lavoro di squadra. Genio. Sì, certo. Pensa, a cosa tiene di più il Ciclope? Ai suoi uomini? Alla sua terra? Alle sue navi? No, al suo occhio di ossidiana. Vieni al punto, Marco. E va bene. Glielo rubiamo. Sei impazzito! Prima gli chiedi un prestito e poi gli rubi l'occhio? Averlo significa vincere. E poi lo rivendiamo. Prenderemo due piccioni con un occhio di ossidiana. Farà meglio a stare tranquillo. Questa potrà risparmiarsela. Entrambi gli occhi. No, no! Non deve accorgersi di nulla. Non devi farti scoprire. Allora il nuovo arco mi tornerà utile. Il Ciclope tiene l'occhio in casa sua. È troppo prezioso da portare in giro. Una scelta saggia finché non entrerai in gioco tu. Aspetta il calar del sole, infiltrati e rubaglielo. Dove abita, dove il, abita ciclope? Il Ciclope? Io non so dove trovare il Ciclope. Sul lato occidentale dell'isola. Lì troverai il suo covo. Giustamente. Bene, prenderemo l'occhio. Bene. Ma non te la caverai a buon mercato. Va bene. Mi ferisci, Cassandra. A buon mercato. È quello che fai sempre. Portami l'occhio e ti mostrerò che ti sbagli. Ricorda, non farti scoprire. Capito. Compi la missione e il Ciclope non avrà le nostre teste al suo ritorno. Va bene. Va bene, troia. Ciao, bene. Va bene, troia. Va bene, troia. Sei precioso per dicermi. A Cefalonia. Bene, raggiungiamo Cefalonia grazie al nostro bellissimo cavallino. Allora, la sua casa si trova nella parte ovest della valle maledetta di Palizzi. L'occhio dovrebbe trovarsi nel covo del Ciclope. Il covo significa casa sua. Ehi là, occhio, ti vedo. Su. È anche spiritosa. Sì, infatti. Vabbè, Alexius dice la stessa roba, eh. Sì. Questa troppo zona è ben difesa. Mi serve copertura. Se cosa? Qui non posso nascondermi tra i cespugli. Ma là, deve essere prezioso per essere così protetto. Non devo farmi scoprire. Bello, gli ha appoggiato il piede sulla schiena e poi ha tolto. Così non funziona però. È un coltello? Non lo so. Vediamo. No, la spada. La spada. 4. Sì. Spada, sì, eh. Grande! Ho trovato anche una spada. Ciao, bello. Si sta facendo una cagna. Poverino, è morto. Come vedete, ragazzi, non esiste davvero più il... Locazzo. Non esiste davvero più il locazzo. C'era la gente che arriva, meglio se mi do la mossa. Un tesoro. Armatura che però non posso usare. Vedi, il prossimo è uccidere il capo dei banditi. E poi abbiamo completato la zona. No, ma non finisce qui. Ma dov'è? Cosa lo... No, è lì, sì. Bene, l'occhio l'abbiamo trovato. Dobbiamo portare l'occhio a mano. No, prima di uccidere il capitano. Ah, vuoi completare la zona? Non so neanche cosa c'è da fare qua. Uccidere il capitano. Fine. Il resto è già fatto tutto. Eccolo lì. No. No, non è lui. Ci sta chiedendo, come mai? Beh, dai, due cose a volta, qualche monetina la tiriamo su. La catiamo su. La catemo!
strega. No, non è qui. Che cazzo è? Beh, lo uccidiamo intanto. Va bene. Pii! No. Eccolo là. C'è uno lì che non può. Crepa? Grazie. Hai fatto una grandissima cagata, cheat. Meglio non dirlo. Comunque, oh, li uccide tutti al primo colpo alla cassa. Perché è forte. No, rispetto a Bayek, dico. Ah, perché siamo di livello buono. No, Bayek era una merda lo stesso, il capitano non uccideva mai. Hello. Ok, morto anche lui. Bene, Alonso. Andiamo. Ehi, no. Cosa? Ma non dicono mai niente. Ho visto qualcosa. Forse bisogna alzare un po' il volo. No, sta andando dall'altra parte. Ma noi lo chiamiamo perché gli vogliamo bene. Mi sta chiedendo cosa c'è in mezzo ai cespugli. Sei proprio un cretino. Te lo dico francamente. Come si fa ad andare nei cespugli a vedere cosa c'è? Secondo te è una tigre? Bene, possiamo andare da Marco a portargli l'occhio. Guarda, ma quanto è grande sto posto. Troppo, ma tanto... Guarda. Noi l'abbiamo già visitato. Sì, ma c'è dall'altro giro. Ehi, tu chi sei? No. E tu chi sei? Sì. Come forza? Tanto gli altri sono già morti, figlio di puttana. No. Figlio di puttanino. Bene! No, è già che non si può deviare la freccia come faceva Bayek. Vabbè. Sono nelle sue... Vabbè ragazzi, andiamo. Siamo stati furtivi per quasi tutto il tempo, tranne adesso. Dopo, però il mio socio non riesce a stare furtivo tutto no, il tempo. No, non mi piace essere furtivo. Quindi... Mi piace la violenza sovrumana. Andiamo col cavallo che forse facciamo prima. No, ci andiamo qui. Che cass, mi sembra che qua cass ci metta un po' troppo. Oh. Dai, vai. Nel nome del pigmento. Cassa. Avanti tutta. Siamo arrivati. Oh. Benvenuti ragazzi. Benvenuti a Sparta. No, guarda prima, lo so. Andiamo. C'è qualcosa che non cosa. Cosa sta succedendo? Non lo so, ma è ora di uccidere. Urca boia, questo mi sa che sia. Oh. Quello fa male. Vedi, la mattina di caccia è morto. Va bene. Dai. Vediamo se riuscirà a ottenere la nostra testa con la sua lama. Non è possibile. Allora. Fantastico. Tutto il mio colore sembra il copo di Notre Dame. Io dico. Si è andato qualcosa sto. Bravo, fai vedere chi è che comanda in sto mondo. Certo. No, mi dispiace, ti porterò nel fuoco. Chi è quello lì? Ah, mi proprio lascia cadere sì, così sì. Me ne frega un cazzo. C'è Marco che se ne sta andando via. No Marco, dove cazzo vai? Perché mi fai venire fin qua che poi te ne vai? No, oh. Ehi, fa attenzione! Sai quante guardie lo proteggevano? Considerando quante ne sono venute qui, sì.
Cosa avevano detto riguardo a non farsi scoprire? Beh, almeno gli hai dato una lezione. Tutto per uno stupido sasso. Con questo sasso potremmo comprare una casa. E tuttavia non basta per ripagare il ciclope. Non vedere tutto così nero. Ci siamo divertiti un sacco. Questo lo chiami divertirsi? Siamo ancora in debito. Boh, sono belle tutte e due. Sì, in effetti. Il primo, sì. Certo, tu ti diverti, io mi gioco la pelle. Non puoi coinvolgermi sempre in queste faccende. Giusto. Funzionerà, te lo prometto. Ti ho mai mentito? Sì. Non ti rispondo neanche. Prendi l'occhio, ma aspetta a venderlo. Nessun mercante penserà che sia legale. Tutti sanno a chi appartiene. Bene. Non perderlo. Occhio. Per occhio. Oggi no, abbastanza. Caire, Marco. Caire. Aspetta. Una barca. Non l'ho mai vista prima. Ehi? È troppo bella per questo posto sperduto. Deve essere il ciclope e ha portato degli amici. Davvero? È tornato. Oh, non riuscirò mai a riposarmi, vero? Eliminali e avremo una preoccupazione in meno. E poi questi stranieri sembrano ricchi come Creso. Il ciclope li paga bene. Ci guadagneremo tutti. Ma sì, alla fine, che cosa ho da perdere? Tu? Io non ti ho mai vista perdere. Allora, dove li trovo? In una casa abbandonata sulla costa orientale. Chissà che tesori nascondono lì dentro. Spediscili nell'Ade e ruba tutto quello che hanno. Diventeremo ricchi. Eh sì, e poi? In che punto della costa? La costa orientale. Sì. Puoi essere più specifico? Credo che si siano stabiliti in una casa abbandonata vicino a un boschetto a sud di Sami. Vado. Ho intenzione di tenermi parte di quei tesori. Non si discute. E nemmeno una dracma per il tuo mandante? No. Il resto servirà a saldare il debito. Sono le mie condizioni. Va bene. Ora mostra a quegli stranieri come si combatte a Cefalonia. Fai scorrere il sangue o sarà il tuo a scorrere. Conquista adesso. Bene ragazzi, però per questa missione ci concludiamo qui, direi. Iniziamo con questa, facciamo un'altra secondaria. Iniziamo con quella nella prossima puntata. Facciamo un'altra secondaria. Vediamo se ce n'è una secondaria. Dei famelici. Dai, facciamo questa, allora in questa puntata facciamo questa. La faccio? Sì. Faccio già? Sì, sì. Ma questa che ho selezionato adesso o quella secondaria? Quella secondaria. Allora devo andarla a prendere. È là. È là, è via. Sì. La principale la facciamo la prossima. Sì. La principale la facciamo the next. Bene. Allora ragazzi, adesso andiamo a fare questa missione. Non hai un bel aspetto. Temo di averli fatti arrabbiare, gli dèi. È ora di pentirsi. Oh oh, omicidio o blasfemia? Nessuno dei due. Di solito pregavo Hermes alla grotta di Drogarati. Sai, anche lì ci sono degli dèi. Nella grotta? Esaudiscono desideri a chi porta dei tributi. Tutti fanno delle offerte e chiedono qualcosa in cambio. Ah, ma i miei desideri non sono mai stati esauditi. E io sto finendo il denaro e le offerte. Ora sono povero. Devo aver fatto qualcosa di male. Conosci Hermes. Sa essere beffardo. Oh, ma ci sono tanti dèi in quella grotta. E ognuno chiede qualcosa di diverso. Vai a sentirli con le tue orecchie. Darò a te la mia ultima offerta. Devo sapere se sono reali. Vado. D'accordo, non preoccuparti. Vado. Oh, grazie. Ricorda, fa attenzione a dove metti i piedi, Mistius. Calpesterai un suolo sacro. Lo vedremo. Calpesterai. Bene ragazzi, entriamo. Per me quello lì si è fumato dei cannoni, però. Beh, andiamo a vedere che cosa c'è qua dentro. Guarda. Picchio le torce. Cosa fai? Picchio le torce. Allora, mi sta ragazzi, piacendo Cassandra, vediamo che sì, c'è la camminata più femminile rispetto a... E te a... che dicevi? No, prendiamo Alexios! Qualcuno ha lasciato
lasciato qui delle offerte. Sembra che volessero portarle dietro la statua. E sui coglioni. Sto sui coglioni. A me, guarda, morire. Da dietro anche, da vincolarli. Oh. Bene. Perché la gente che sta sui coglioni proprio ruba, ruba. Ma tutto. Saremo maledetti dalla statua per sempre. Hai capito? Una corrente d'aria. C'è una fessura nel muro. Entra, porca puttana. Entra. Lei dovrebbe essere anche un po' più magra di Alexio. Di Alexio il ciccione. Non saranno felici di trovarmi qui. Meglio fare silenzio. E abbiamo trovato una tana di cinghiale. Eccoli. I figli della merda. Ah, ecco le voci da dove arrivi. Merda, perché? Ah! Fantastico, dicevo, perché non lo uccidiamo? Porca troia, ma vaffanculo! Come cazzo ha fatto a vederti nel mezzo al buio? E poi dice Aaaaaaare! No, ma lui è Aaaaaare! 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 Porca troia. Muori! Aaaaare! Fanculo! Fanculo, hai ragione. Dai, Radamanto, fammi vedere che cosa sai fare. Radamanto. Figlio della merda uccisa. Sì. Oh, Radamanto. Ma è solo raccogliere il tesoro, ragazzi. La gente doveva accorgersi che c'era qualcosa di strano. Livello 6 però. E questo è il loro bottino. Mica un problema. Where is it the bottin? Eccolo lì. Eccolo. Fantastico. Mi sta piacendo molto Assassin's Creed. Guarda il bottin. Allora ragazzi, guardiamo il bottin. Che non si può usare, non si può. Non si può. Poi, gli cambiamo la gonna. Le scarpe per sì sei. sì 8 e l'altro cambia un cazzo, danno guerriero più 4 non cambia niente. No, forse sono più belle queste sì, sono più belle quelle che avevo. Ma non sono neanche per ora. Vabbè, bene, a vedere qui. Sì, ho 3. Buono, San Mark Ierindu, par amore e un par forza. Poco completato la grotta dei drogati. Dobbiamo tornare dall'uomo devoto. Ah, l'uomo devoto gli diremo no, guarda, mi dispiace, non c'erano degli dei, ma c'erano solo dei poveri cretini che stavano facendo. Diciamo proprio così. Esatto, che facevano delle urla come se fossero degli scimpanzé per farti credere che dentro ci fosse qualcuno. Posso offrirti solo devozione, ma mi serve il tuo aiuto. Sono povera, ho 4 bambini affamati e nient'altro. Intreccio cesti per il mercato, ma il mio carretto si è rotto. Come faccio a ripararlo o a vendere le mie merci senza il tuo aiuto? Puntini, puntini. Va bene. Ti ascolto, figlia di Hermes. Oh, possente Dio, ti prego, aiutami. La tua preghiera... è ascoltata! Troverai delle ricchezze alla tua porta prima di quanto tu creda. Sapevo che mi avresti ascoltato. Ogni alba e tramonto saranno tuoi. Ogni cosa sotto il mio umile tetto di Sami è dedicata a te. Sì! Ora vai a casa e attendi l'intervento del fato. Sarà fatto, grande Dio. Sarà fatto. Io va. Se hai il denaro che le serve, il bottino dei banditi andrà benissimo. C'è una nuova missione. La faremo. Faremo? Tanto concludiamo questa. Sì, esatto. Bene ragazzi. Quella lì non era quella che abbiamo ucciso. No, prima. È un'altra, ti pare. Ma perché era uguale? Era vestita uguale. Magari ha preso i vestiti. Era sua quella morta. Gemella. È dato che ha bisogno di denaro. Stai andando bene.
scendendo dal... dall'altro ceffo. Vabbè. Ok, senti come stanca, poverina. Bene. Non ci sono dei nelle grotte, solo banditi che rubano dracme e speranze ai fedeli. Lo sapevo! Ladri! Almeno sai che non dovrai affrontare l'ira di Zeus. Forse lui avrà pietà di te. Spero che Zeus scateni la sua ira su quei banditi. Non temere, ha scatenato la mia. Dovrebbe bastare. Ragazzi, missione completata, livello 5, ci arriviamo? Vediamo. Non credo. Porca puttana! Guarda per quanto. Adesso ci guardiamo. Allora, ragazzi... Sì, adesso ragazzi però facciamo dei... Dopo sì, esatto. Più avanti faremo dei misericordiosi. Ma alla prossima puntata ragazzi, pollice in su se vi è piaciuto il video, pollice in giù se non vi è piaciuto il video. Commentate ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio con Assassin's Creed Odyssey. Alla prossima. Ciao ragazzi.